Konnichiwa everyone, qui è Dada-chan. Benvenuti in questo nuovo video ragazzi. Eccoci finalmente con il video haul dedicato a Romix. Ebbene sì, finalmente ce l'abbiamo fatta. Vi dico subito che ho comprato tantissime cose, perché finalmente ho iniziato a lavorare di nuovo e quindi mi sono riuscita a mettere già da parte qualcosa da spendere a Romix. Yeah, ci siamo dati la pazza gioia. E allora vi dico che ho comprato action figure, cose mangerecce e fumetti, di cui soprattutto manga. Allora, vi dico anche che questo mese non uscirà il manga haul, semplicemente perché, essendo andata a Romix, ho trovato tantissime nuove uscite, ne ho comprate tantissime, tra cui alcuni manga che ancora non dovevano uscire in realtà, ma dovevano uscire nell'arco del mese e che hanno fatto uscire proprio apposta per il Romix. I restanti manga che devono uscire in questo mese li vedrete nel manga haul del mese successivo. E direi di partire subito con i manga. Creamy Mami numero 1 per la Star Comics. Allora, questa è una miniserie di 2 numeri. Io Creamy Mami l'avevo già letto perché era uscito tantissimi anni fa sulla, tra virgolette, rivista collana, diciamo sempre Star Comics, chiamata Amici. E però volevo avere questa versione tankobon, che poi è molto bella perché con sovraccoperta. La storia è molto corta, solamente di 2 numeri, ma è molto dolce e carina come nell'anime degli anni 80. È un manga sicuramente molto vecchio, di vecchio stampo, e molto semplice, nel senso che hanno voluto raggruppare tutto nell'arco di 2 numeri. Urusei Yatsura, Lamu Color Edition numero 1. Allora, questa è finalmente Lamu, Lamu! Allora, io amo Lamu, lo sapete, Rumiko Takahashi, eccetera, eccetera. Questa è un'edizione deluxe, fantasticamente gigante, costituita da pagine a colori e sovraccoperta liscia. Allora, questa edizione però è stata da una parte una delusione, perché io sono un amante di Lamu. Per questo ho acquistato questa edizione. Io sapevo che dovevano essere 2 volumi che racchiudevano storie inedite in Italia, tutte a colori, degli extra, diciamo. Invece non era così, ragazzi, sono solamente un agglomerato di storie che già trovavamo nella vecchia edizione, quindi storie così random, che raggruppano delle storie con delle pagine a colori iniziali. Sicuramente quella edizione che avevamo noi non era a colori, però sono cose quindi già comparse in Italia, che io conosco, che ho già letto. Da amante sono comunque felice di avere questa bella edizione di 2 numeri, però l'ho trovata abbastanza inutile. Ho sentito dire che la Star Comics pare che abbia voluto lanciare questa miniserie per vedere quanto la Mu piace al pubblico, per vedere se lo può ristampare tutto quanto oppure no. Allora ragazzi, ma diciamocelo, dobbiamo pensare, dobbiamo ragionare al fatto se la Mu venda. Stiamo parlando di Rumiko Takahashi, della principessa dei manga, cioè non c'è da chiederselo. Secondo me al tempo quando uscì aveva fatto successo, e perché non lo può rifare oggigiorno dopo tutti questi anni? La Mu è comunque un'icona ormai. Detective Conan, Uomini in Nero contro Uomini in Nero numero 1. Questa sarà l'ennesima edizione extra del nostro amato piccolo detective. Dovrebbero essere, se non erro, anche questi 2 numeri, non ne ho la certezza. Allora, vabbè, non l'ho letto, però già so di che cosa tratta e tutto quanto sappiamo Conan, no? Lo conosciamo tutti. Sarà qualche storia così. Io Conan ve l'avevo già detto, credo, l'ho accantonato tipo al numero 60, un affare del genere, perché non finisce mai. Però lo amo, lo adoro, io adoro Conan, solamente che veramente non riesce a trovare uno sbocco, un finale, e quindi anche per questo sono bloccata. Oney numero 1. Allora, 4,30€, uno shoujo che
non ho ancora letto, ma sfogliando le pagine posso dire che i disegni e l'impostazione delle tavole e la lettura mi ricorda moltissimo Re Reello, anche se probabilmente con una nota un po' più zuccherina. Oggi ad aprile, numero 3 per la Star Comics. Questo anche ancora non l'ho letto, però sapete che ho amato il primo e il secondo numero. Semplicemente bellissima, una storia molto tormentata, molto profonda, psicologica, ma che parla di musica, la psicologia nella musica, un qualcosa di tormentato che è nascosto dentro l'animo umano legato alla musica. È bellissimo, con qualche nota un po' romanzata, un po' romantica, però sempre comunque in stile shonen. Erased numero 8, finalmente siamo arrivati alla fine, ragazzi, finalmente. Non posso dirvi nulla perché non ho letto neanche questo, no ragazzi, non li ho letti ancora perché li ho comprati proprio recentemente. E però finalmente siamo arrivati alla fine, è la fine, ragazzi! Ditemi qua sotto che cosa ne avete pensato di questo thriller con i viaggi nel tempo in stile shonen, di cui i disegni fanno schifo. Wolf Girl e Black Prince numero 15, finalmente sta per terminare anche questo shoujo manga, terminerà con il prossimo numero. Sono un po' triste in realtà perché io ho amato il nostro Sada, un ragazzo molto sadico, molto rude all'inizio e anche un po' masochista, ma che poi pian piano si addolcirà sempre di più, sempre comunque con il suo retrogusto molto da ragazzo, come dire, un po' cattivello, però non può non farvi ridere, non può non conquistare i vostri cuori. Tsubasa Yotaru numero 4, bello. Il numero 3 mi era piaciuto abbastanza, una storia d'amore che nasce nel clima di un club sportivo, vale a dire quello del basket. Una ragazza che inizialmente viene vista come una stalker per via dei suoi precedenti nelle sue relazioni e per questo viene abbandonata, ma che in realtà non è così, è una ragazza pura, ingenua, che solamente si era abbandonata all'amore, alla bellezza dell'amore, amore che adesso potrà nuovamente riscoprire in questo fantastico club contorniato da bei ragazzi. Romantic Clock numero 9, prezzo di 4,50 euro. Il prossimo numero sarà l'ultimo, ragazzi. Ebbene sì, queste fantastiche copertine zuccherose, dolciose ci abbandoneranno. Ho amato questo manga dall'inizio alla fine. Ci sono stati dei momenti un pochino lenti, un po' noiosini, però è talmente dolce e zuccherino che nell'insieme non riuscivo a non leggerlo. Food Wars numero 11, bello, finalmente siamo nel cuore del Food Wars, già dal numero 10, e con questo cattivo qui che è arrivato, questa branda, questo gigante che ce l'ha appunto con il nostro Soma, staremo a vedere come finirà la loro Food Wars. Sono veramente tanto tanto curiosa perché veramente l'ultimo numero mi ha lasciato con il fiato sospeso, una guerra di cucina in ambito shonen, e mi sembra che in Giappone sono arrivati ben al numero 23, ragazzi. Lady Oscar numero 10 per la Goen. Allora, nel numero 9 era finita la storia della nostra Lady Oscar. Il numero 10, questo ancora non l'ho letto, però mi hanno raccontato che dovrebbe parlare della prigionia di Maria Antonietta. E gli ultimi due numeri, l'11 e il 12, che stanno per uscire, dovrebbero invece essere le storie extra completamente inedite in Italia. Adesso i manga italiani, ragazzi, perché finalmente sono riuscita a comprare qualcosa puramente di italiano, perché c'erano gli stand e le autrici, quindi con tanto di dediche. Sono passata prima di tutto allo stand della Manga Senpai. Io quelle ragazze le adoro, ragazzi, io non so se state guardando questo video, ma io vi adoro tutte quante, bravissime, perché io vi giuro, avete tutte talento, hanno un talento meraviglioso queste ragazze. Me ne sono accorta di più, sapete quando? Ho comprato questi manga, li ho sfogliati, proprio me li sono assaporati, gustati, anche se non l'avevo ancora letti, tavola per tavola, e poi ho sfogliato i manga che avevo comprato e ho visto veramente la differenza, ragazzi. I manga che vengono pubblicati qui in Italia, giapponesi,
non sono così tanto curati, così tanto studiati, si vede che c'è amore, c'è una passione veramente spropositata e una voglia di esternare tutto tutto quello che hanno dentro, ecco, veramente ragazze siete magnifiche, continuate così, avrete sempre tutto il mio supporto. Panna cotta numero 2, allora, un manga di Giulia Zucca, ciao Giulia, Necucciola che io adoro, ciao ciao Necu, al prezzo di 6,90€. Ha fatto anche la dedica, guardate che carina. Non ho ancora letto questi manga, spero di fare un video dedicato solamente a questi manga italiani presto, però io ho amato Giulia Zucca con questo primo numero dolcissimo, un manga che straborda di zucchero in tutti i sensi, non solo per quanto riguarda la storia, è dedicata appunto ai dolci potremmo dire, ma anche per quanto riguarda proprio questa storia d'amore. E lui Onore, come si fa a non amare Onore, davvero così, non lo so, ti piace, ecco, è impossibile non piacerti, lei è ingenua, carina, è veramente dolcissima con questi occhialoni e anche il tratto mi piace molto perché è dolce e nello stesso tempo molto simpatico a volte, veramente carino, dolcissimo. Butterfly Effects numero 3, allora questo è un manga di Giulia Della Ciana. Ciao Giulia, non so se guardi questo video, comunque ciao! Anche lei mi ha fatto la dedica con il disegnino, dolcissima, veramente carino. Questo ancora non l'ho letto, però con il primo e il secondo numero devo dire che ho amato non solo il modo di rappresentare, diciamo, l'amore, l'emotività che si nasconde dietro una giovane fanciulla innamorata, o comunque sia il forte sentimentalismo, ecco, è molto sentimentale questo manga, secondo me la sua forza è data da questo, il sentimento viene reso in maniera molto dolce ma nello stesso tempo sentita. Non puoi non emozionarti, ecco, ti emozioni. E oltre questo mi ha colpito molto tutte quelle note puramente italiane e quelle chicche italiane che si possono notare, non so, il mangiare il supplì quando magari in Giappone si mangiano la crepe, oppure il girare per le strade di Roma, forse perché io sono romana e quindi mentre lì girano in quelle strade di Tokyo molto strette, no? E tutto questo è stato bellissimo perché ho visto una chiave puramente manghesca all'interno di un clima italiano, veramente bello. Poi ragazzi, finalmente ho avuto l'occasione fantastica di conoscere un'altra autrice che volevo conoscere da una vita e sto parlando di Elisabetta Cifone con il suo fantastico manga Ale Cucca. Io possedevo già il primo numero ma non l'avevo acquistato da lei, potremmo dire, e questo è un manga della casa Ubake però, e con questi fantastici tankobon molto più in stile manga giapponese, che io amo questa autrice. Elisabetta, non so se tu mi segui, però io ti adoro, veramente, sei fantastica, hai un tratto meraviglioso, questa autrice ha un tratto veramente dettagliatissimo, è una ragazza secondo me veramente tanto tanto attenta ai dettagli, è una ragazza secondo me che non solo studia tantissimo l'adolescenza, la preadolescenza, e ci si butta a capofitto proprio, ecco, sei stata bravissima Elisabetta, veramente il tuo modo di raccontare questa adolescenza bruciata è veramente sensazionale, mi ci sono ritrovata anche se questi sono i tempi moderni, ero ormai, cioè è passato tanto, però mi ci sono tanto ritrovata, sei stata bravissima, veramente è un manga che parla dei primi amori, parla degli adolescenti che si sentono al centro dell'attenzione, loro sono i protagonisti, tutto quello che accade a loro è il peggio e non sanno dove andranno a parare in futuro perché sembra che hanno già scoperto tutto. È molto, molto profondo, ho visto una nota veramente tanto emozionante. Questo è un manga di 6,90€ numero, ne sono usciti ben 3. In questo numero mi ha disegnato Cucca, guardate quanto è carina, è bellissima, io adoro Cucca, forse è quella che mi piace di più. E invece in questo numero mi sono fatta disegnare la nostra Ale. Eccola qui, guardate che carina.
sono passata naturalmente alla Shock Dom, perché ho trovato un'altra sorpresa. C'era un'altra autrice che io amo, ho amato con un altro suo fumetto, che è appunto Loputin, che avevo amato con Cotton Tales, e l'ho trovata con un suo nuovo fumetto, Francis. Allora, questa autrice, parliamo di questa autrice, della sua bravura. Allora, ha un potere, direi, dolce, molto, come dire, molto carino, tenero, però nello stesso tempo macabro. Macabro e psicologico, almeno questo è quello che mi aveva lasciato Cotton Tales. È un abbinamento un po' particolare, un po' ambiguo, ma che era riuscito, diciamo, a trascinarti. C'è dell'acquerello che lo rende tradizionale, ma questo qui in particolare di più di Cotton Tales, secondo me, perché ritroviamo anche delle tavole un po' stile carboncino, diciamo, le tavole non sono completamente definite, un po' scribacchiate. Questa volta si parla di magia, di una volpe e di streghe. Non so dirvi altro perché ancora non l'ho letto, questo me lo voglio veramente assaporare comodamente quando ho un attimo di tempo. Ho avuto il piacere di conoscere l'autrice, dolcissima, bravissima, secondo me è un genio. Sei un genio, non so se mi segui, non credo, però sei un genio, veramente, fatelo dire. E veramente, ragazzi, merita da morire. 16 euro questo fumetto, ma è tutto a colori e è gigante. Guardate che capolavoro è riuscita a tirarmi fuori nell'arco di 2 minuti, è veramente bravissima. Direi ora di passare alle action figure e all'ambito mangereccio. Per quanto riguarda l'ambito mangereccio, ho acquistato Kencho Kencho Choco Biscuits. Allora, questi sono tipo, lo vedete, no, dal disegnino, delle faccine dolcissime, che ti sorridono, dei biscottini tutti random con delle faccine diverse e ripieni di cioccolato. Mi sembra che le ho pagate sulle 3 euro, comunque in tutto mi sembra che ho speso 7 euro per quanto riguarda le cibarie. Allora, vediamo un po' che cosa mi capita. Questa è una mano, ci ha disegnato una mano che fa così. Non lo so, vabbè, assaggiamo. È proprio Nutella dentro. Buonissimi. Ho preso solamente un altro snack, che sono i Pochi Paci, al gusto questa volta di frutti di bosco. Avevo già assaggiato quelli alla fragola, che sono i miei preferiti, quelli al tè verde matcha mi hanno fatto schifo, e poi avevo assaggiato quelli al cioccolato e banana, buoni anche quelli. Guardate, è tutto viola, che bello. Mamma mia, l'odore è come quelli alla fragola. Credevo fossero più viola, però in realtà sono marroncini. Sono identici a quelli alla fragola praticamente. Forse sono leggermente più forti di sapore. Action figure, ragazzi. Sì, allora, devo dire che questa è stata la spesa folle che ho fatto a Romix. Le ho pagate ben, sentite, 47 euro l'una, ragazzi. Sì, ne ho comprate due. Mi sembra quindi 95 euro. E calcolate che mi ha fatto anche lo sconto, però vi assicuro che è un'offerta, sia rispetto a quello che si trova su internet che rispetto a tutti gli altri stand che c'erano lì. Mi sono fatta tutto il giro, poi ho trovato questo e ho detto no, adesso me le devo assolutamente comprare perché voglio continuare la serie. E sto parlando, guardate un po', ta-ta-ta-ta! Figures Zero di versione Crystal di Mercury e Mars. Sono bellissime, ragazze. Non ve le faccio vedere meglio perché presto ci sarà un video dove le spacchettiamo insieme ad un'altra cosa, all'ultimo acquisto del Romix. E sto parlando di i Mystery Minis della Bella e la Bestia. Sì, finalmente. Allora, uno stand ladrone ce l'aveva ben 15 euro, ragazzi, l'una. Sì, è un furto. Però poi sono riuscita a trovare queste a 8 euro l'una e me le sono fatte prendere da Momo Chan Japan, che è andata il giorno dopo di me. Ciao Momina, grazie ancora, perché io non avevo più soldi. E me ne deve arrivare un'altra, che mi ha preso un'altra mia amica Veronica, ciao Veri, che devo ancora vedere, e quindi ne ho ben 3 da aprire. Le vedrete presto in un video, se è stato già pubblicato lo troverete in alto nelle schede. Beh,
Bene ragazzi, questo haul del Romix è stato gigante, veramente, soprattutto di manga. Mi scuso per questo. Lasciate un like se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto e commentate qua sotto. Voi siete stati a Romix? Che cosa avete acquistato? Date Ciambi saluta e ci vediamo in un prossimo video ragazzi.